Siamo riusciti a mettere le mani su una key per la beta del nuovo MMO Survival Once Human. Grazie a Sterry Studio abbiamo potuto provare questo nuovo open world survival per poterne parlare e spulciare un pochino quali sono le possibilità e le sue potenzialità. In attesa del prodotto finale. Lo abbiamo giocato, lo abbiamo esplorato e ci siamo trovati di fronte ad un'esperienza che se da un lato presenta i classici canovacci del genere survival, dall'altro fa delle proposte molto interessanti che una volta scoperte possono portarci a restare attaccati alla tastiera molto più di quanto pensiamo. Innanzitutto, cos'è Once Human? Come dicevamo, si tratta di un free-to-play MMO survival open world con elementi di crafting e di building. Per niente dissimile da altre esperienze già uscite negli anni scorsi come H1Z1, Rust o i ben più recenti Enshrouded o Palworld. Esattamente come nei giochi citati, farmeremo materiali, crafteremo armi e macchinari per la lavorazione delle varie unità e potremo costruire la nostra base per proteggerci dalle creature che popolano il vasto mondo open world. Ed avere un punto di riferimento fisso a cui fare affidamento tra una missione o un'esplorazione e l'altra. Niente di nuovo quindi, visto che parliamo di un genere ampiamente impiegato per un gioco online già da qualche anno. Dall'altro lato però tutto viene proposto in un setting che definirei particolare e inedito. Il tema è in realtà il solito. Parliamo di una post-apocalisse mondiale che ha riportato l'uomo ad uno stato selvaggio, che è stato già proposto in passato. Ma l'apocalisse questa volta è stata portata da una sorta di sostanza aliena che ha dato la possibilità a particolari entità di popolare il nostro mondo. Il design dei mostri, degli ambienti e dei personaggi ha una forte influenza giapponese e risulta spesso molto varia. Alcune creature sono così grottesche da essere sorprendenti e questo per alcuni potrebbe rappresentare un plus. Nel gioco, esattamente come in altri titoli, dovremo non solo prestare attenzione ai mostri che popolano la mappa, ma anche guardare con sospetto gli altri giocatori, che potranno decidere di attaccarci per impossessarsi di tutti i nostri averi. Ci sarà ovviamente la possibilità di scegliere server completamente PvE, dove potremo dedicarci al gameplay in maniera più rilassata, magari partecipando agli eventi che vengono periodicamente proposti nella mappa, come raid o boss. Avremo la possibilità di far parte di un clan o di crearne uno tutto nostro, per pianificare correttamente tutte le prossime mosse insieme ad altri giocatori, per partecipare a vere e proprie guerre organizzate o semplicemente esplorare un dungeon particolarmente interessante. Sul fronte del PvE avremo sicuramente meno preoccupazioni anche grazie all'IA dei nemici non particolarmente brillante e imprevedibile, che sceglierà spesso di attaccarci ciecamente a prescindere dal nostro equipaggiamento che potrebbe essere, ad un certo punto, anche estremamente devastante. Come in Palworld, avremo anche la possibilità di catturare alcune entità per utilizzarle nella nostra base o ancora portarle insieme a noi ed utilizzarle durante le esplorazioni o durante le fasi di combattimento in modo da personalizzare la nostra esperienza a seconda delle nostre necessità o dei nostri desideri. A proposito di personalizzazione, avremo ovviamente tantissime variabili applicabili al nostro equipaggiamento ed in generale all'estetica del nostro personaggio. Ciò che ci ha sorpreso di Once Human, al di là di questo particolare setting, è sicuramente la quantità di informazioni disponibili fin dall'inizio, che da un lato ci dà la possibilità di carpire fin da subito lo spirito del gioco, dall'altro a volte risulta particolarmente confusionario e soverchiante, soprattutto per i giocatori meno attenti alla lore e alle sottotrame. Anche il sistema a menu in generale ci chiede un piccolo sforzo di comprensione, soprattutto all'inizio, così come risulta almeno per noi un po' ostico il sistema legato ai punti abilità, che servono a sbloccare i vari elementi di building e crafting man mano più complicati. Si tratta di un gioco cross-platform, che potrà essere giocato anche su dispositivi mobili. Questo ovviamente limita le possibilità grafiche del gioco, che comunque su PC riesce a mostrare un po' di muscoli, non senza qualche incertezza nel frame rate e nel caricamento di alcuni modelli o texture. Ovviamente si tratta di una beta, non ci aspettiamo la perfezione, ma ci auguriamo che all'uscita ufficiale
avremo un'esperienza più pulita, con meno scatti e con qualche animazione sistemata o aggiunta. Lo stesso discorso vale per i server, che al momento risultano limitati e in alcuni casi addirittura inservibili per noi europei. Al netto della sua natura free-to-play, siamo sicuri che saranno introdotte sempre più novità a pagamento, magari tramite Game Pass, ma ci auguriamo al contempo che il fronte dei contenuti a pagamento non sia motivo di disturbo del gameplay, magari dando la possibilità ai giocatori di sbloccare armi o equipaggiamenti particolarmente forti che gli daranno degli enormi vantaggi nelle fasi PvP del gioco. Il gameplay ovviamente può variare a seconda di ciò che vogliamo portare a termine nel gioco, ma sicuramente in Once Human risulta fondamentale il farming dei materiali, possibile principalmente minando e raccogliendo in giro per la mappa unità su unità di roba più o meno rara per ottenere determinati pezzi o determinate risorse. Si tratta quindi di un'esperienza fortemente rilassata e principalmente incentrata sulla raccolta che occasionalmente può trasformarsi in fasi concitate di combattimento con le creature o con i giocatori a seconda del server scelto. Questo lo rende un prodotto molto spesso lento ed eccessivamente rilassante, soprattutto per quegli utenti che sono abituati a ritmi molto più elevati di gioco. Insomma, se il vostro pane sono i picchiaduro o gli sparatutto, difficilmente sentirete il desiderio di tornare su Once Human. Certo è che, grazie alla sua natura da free to play, tentar non costa. In generale siamo stati piacevolmente colpiti da Once Human. Personalmente trovo interessante molti aspetti del gioco e il suo equilibrio farming-fighting, che è ben azzeccato. L'aspetto collezionistico poi legato alle entità catturabili ci apre una finestra decisamente generosa sul fronte della giocabilità e del numero di ore spendibili. Molto meno bello il fronte degli spostamenti. Il movimento con i veicoli risulta spesso molto macchinoso e rigido. Sono sicuro e spero in realtà che con la versione ufficiale del gioco il tutto diventi un po' più fluido e anche meno robottoso, per così dire. Al momento il gioco è in beta chiusa e potete provare a giocare attraverso l'ottenimento di un codice nel loro server Discord, raggiungibile attraverso il loro sito ufficiale o attraverso i loro social. E voi? Ci avete giocato? Siete interessati a Once Human? Cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Un grazie infinite nuovamente a Sterry Studio e noi ci vediamo nel prossimo video.